Secondo me la notizia è che il primo caso di contagio del coronavirus, cioè la porta con cui il coronavirus è entrato in Europa, sarebbe stata la Germania, ha avuto troppa poca visibilità e soprattutto ha scatenato troppa poca indignazione. La Germania, secondo quanto risulta dagli studi scientifici, avrebbe saputo tutto dalla fine di gennaio, ma ha taciuto, non ha detto nulla. Questo è un comportamento chiaramente vergognoso e scorretto, che non può non suscitare un'indignazione in un paese che è, negli ultimi settimane lo stiamo vedendo, sotto attacco da parte di tutto il mondo. Basti pensare alla vergognosa cartina della CNN, al vergognoso video della pizza dei francesi, basta pensare ai innumerevoli collegamenti degli inviati stranieri con la mascherina davanti a Codogno che hanno fatto passare l'Italia come la nuova Chernobyl. In tutto il mondo c'è un'immagine dell'Italia come di un paese devastato, come se fossimo noi gli untori del mondo, gli appestati, e invece adesso si scopre che il virus è arrivato dalla Germania, che lì sapevano tutto ma hanno taciuto, e poi ci hanno descritto tutto il mondo come gli appestati. E io, mi stupisce il fatto che tutto ciò non provochi un'ondata di sdegno e anche di prese di posizioni ufficiali piuttosto forti. Se oggi siamo in una condizione di difficoltà, se le nostre imprese sono in ginocchio, se il nostro sistema economico si sta fermando, certo è colpa del coronavirus, è colpa di come è stato gestito in Italia, non benissimo, diciamocelo, la comunicazione sul coronavirus, ma è anche colpa di una guerra commerciale spietata che ci è stata fatta approfittando del coronavirus, alla faccia degli alleati, alla faccia degli alleati europei. Questi sarebbero i nostri alleati europei? E perché tutto questo silenzio, questo pudore nell'indicare le evidenti responsabilità della Germania in questa vicenda, stando a quel che dicono i rapporti scientifici? Perché?